Now let's talk about how to sell your physical precious metals. Quindi ora parliamo di come vendere, i metalli preziosi fisici, perlomeno meno qui in America. Selling physical precious metals was a new experience for us. And we started by doing some research online, just like you might have done coming across this video. Vendere metalli preziosi fisici era una nuova esperienza per noi, quindi abbiamo cominciato facendo ricerche in rete, così come poi tu puoi essere arrivato a questo nostro video. Also, because we all want to spend as little as possible when we buy. And we want to get as much money as possible when we sell. Anche perché tutti noi vogliamo spendere il meno possibile quando compriamo e vogliamo ottenere il massimo possibile quando vendiamo. So we started exactly from where we started, from the very websites from which we buy the precious metals. Quindi abbiamo cominciato esattamente dal punto di partenza, ovvero dagli stessi siti internet da cui compriamo i metalli preziosi. and here they are so JM Bullion is uh, at the top of our list second only to um, SD Bullion we prefer SD Bullion because compared to JM Bullion they charge less they when you buy precious metals from them you pay less premium Quindi questi sono i due siti internet che uh, preferiamo, Game Boolean e SD Boolean. Tra questi due preferiamo SD Boolean perché sono più economici. E pagano, ti fanno pagare meno in premium per il prodotto che tu acquisti. Other valuable websites are Gold, Silver, of which uh, that I mentioned at the beginning of the video and Shift Gold. Altri siti internet degni di nota sono goldsilver.com, che ho menzionato all'inizio del video, e ShiftGold. The guy behind GoldSilver is Mike Meloni. Mike Meloni is extremely knowledgeable, creates a bunch of content around the subject, and is basically Robert Kiyosaki's guy uh, when it comes down to precious metals. So I highly recommend you um, follow him on YouTube, subscribe to his channel and all. Uh, quindi Mike Meloni è la persona che è dietro a questo uh, sito è praticamente l'uomo di Robert Kiyosaki per quanto riguarda i metalli preziosi. Crea una marea preparatissima, crea una marea di contenuto, quindi se siete interessati e volete seguirlo è presente su YouTube e non solo. Poi abbiamo Schiff Gold, Peter Schiff. Uh, then we have uh, Peter Schiff, um, Schiff Gold, Peter Schiff is a wealth of knowledge, great guy, I really enjoy listening to him, um, before him his father, uh, great content, so I encourage you to follow him, anche Schiff Gold, uh, Peter Schiff è un personaggio straordinario, davvero divertente, interessante uh, da seguire e um, prima di lui il padre e così via. The difference between these four websites, the first two, JM Bullion and SD Bullion, and Gold Silver and Shift Gold, is that when you are buying from JM Bullion or from SD Bullion, you can see the price you're going to pay for each uh, item that you might select. Uh, shipping is free for these two. From these two websites, should you reach the minimum amount requested. While when you're buying from gold, silver, or shift gold, you have to call to know how much they're going to sell you, what you desire for. So, even to collect to know how much you're going to be uh, buying something from, you have to contact them. While this is much more direct, quick, and straightforward. So, gold, silver. O Shift Gold may offer better prices than JM Bullion or SD Bullion, but we never bought from them. So I, I can say, I don't know. Si, sì, stavo semplicemente spiegando che uh, questi primi due siti internet, JM Bullion e SD Bullion, ti permettono di vedere quanto costa ciascuno, cio, qualunque prodotto tu voglia comprare. Um, la spedizione è gratuita se tu fai un ordine minimo di un certo tipo, e, um, mentre nel caso di Gold Silver e Shift Gold, anche quando vuoi comprare qualcosa devi chiamarli perché ti fanno loro un preventivo d'acquisto. Uh, quindi non so se siano più vantaggiosi o meno perché non abbiamo mai comprato né da Shift Gold né da Gold Silver. Questa è la nostra esperienza. As far as I know, these four websites are um, good for the United States only, but there are other websites for Europe, for example, Bullion by Post, that ships in several uh, countries, in yeah, several nations in Europe. Quindi, i primi quattro che ho menzionato sono siti internet che. Penso possano essere impiegati soltanto per l'acquisto di metalli preziosi in Europa. Ma c'è quest'altro sito internet che è appunto Boolean by Post, che, come potete vedere, avrà modo di um, spedire metalli preziosi nel, in qualunque paese europeo, credo. The first advantage that uh, you have when you're selling online to GM Bullion, per esempio, è che by clicking to us. Okay. You have the possibility to receive an estimate without even having to call them. You can put in the information of your item and something that uh, they have in stock or that they are familiar with, you can receive an estimate right away. Otherwise, you will have to call. While with SD Boolean you can sell to them, but they do not offer the possibility to receive an estimate without calling them. So, we took into account the possibility to sell to them mainly because we wanted to have a point of reference on how much we would have received by the sale of our kilo of silver. La differenza principale tra Gen eh, Bullion e ST è che Gen Bullion offre la possibilità di inserire di ottenere un preventivo direttamente online inserendo le specifiche del prodotto in vostro possesso. Se è un prodotto che eh, hanno in stock o di cui hanno familiarità, potrete ottenere direttamente un prezzo senza dover chiamare. Mentre nel caso di SD Bullion, questa alternativa non sussiste, dovete semplicemente chiamare per ottenere un preventivo. Andate a vendere a noi e poi trovate tutte le informazioni. Ora, questo noi l'abbiamo fatto semplicemente per ottenere un prezzo di base da cui partire eh, sulla potenziale nostra vendita, ecco, per avere un punto di riferimento per accertarsi che. Um, quando poi sarebbe andati in negozio, non ci avrebbero gabbato. <laughs> Three major differences of selling online compared to selling uh, in person. First of all, you gotta wait for your money because the sale is not immediate. Second, you have to pay for shipping. So they're gonna give you a quote of how much they're willing to pay, but then from the total, they're gonna be sending you a uh, label. That's deducted from the price that they're going to pay for your metal. Third, the payment will be received automatically on your bank account with the consequences that it entails. Quindi, tre sono le differenze eh, principali tra la vendita in persona e la vendita online. In primo luogo, c'è da aspettare per i soldi perché la, la vendita, devono ricevere il metallo prima che la vendita venga conclusa. Secondariamente dovrai pagare per la spedizione perché ti verrà fatto un preventivo, ma anche bene che ti mandino poi l'etichetta per la spedizione, il prezzo della spedizione verrà sottratto dall'offerta che ti hanno fatto per l'acquisto del tuo metallo. Ed infine il pagamento verrà ricevuto direttamente sul tuo conto corrente con tutte le dovute conseguenze, a livello di tassazione ovviamente. It is crucial to be aware of the fact that you're going to be selling at a discount. È fondamentale avere la consapevolezza che quando si andrà a vendere il nostro metallo prezioso, lo si dovrà fare a sconto. This is one of the very reasons why we shopped around as much as we did and why we wanted to have a quote from an online platform, a legit online platform as a baseline. Questa è una delle ragioni per cui abbiamo um, consultato, abbiamo indagato nel, nel mercato così a lungo come abbiamo fatto partendo da una legittima piattaforma online per avere una, una base di partenza. First, let's put a date on it so that when 10 years from now I'm going to regret selling it. I'll know what day it was. Prima di tutto mettiamoci una data a questo punto così che dieci anni da adesso quando riguarderò questo video mi mangerò le mani per aver venduto un chilo d'argento. Uh, it was June 17th 2024 and we received the estimate for, uh, from JM Bullion for $879 for uh, one kilo... Uh, bar, these are the specifics if you can see them if you can read them uh, of uh, elemental fine silver one kilo and uh, the a79 uh, from the a79 we should have uh, removed 80 dollars for shipping, quindi era um, il giugno 2017, giugno 2024 quando abbiamo ricevuto l'offerta da Jane Bullion di 879 dollari per un lingotto da un chilo di elemental uh, che è diciamo la, 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 la marca no non so come spiegarvelo e da questi 879 avremmo dovuto poi uh, sottrarre 80 dollari per uh, la spedizione so with this baseline we went out and we ast around we shopped around in pawn shops quindi con questa base di partenza siamo usciti e siamo andati di pawn shop in pawn shop the offers we received varied from 800 to 877 and of course it is at 877 that we monetize our kilobar <laughs> le offerte che abbiamo ricevute che abbiamo ricevuto variavano dagli 800 dollari agli 8,77. Ed ovviamente è a 8,77 che abbiamo deciso di liquidare, di monetizzare. La nostra, um, il nostro lingotto, diciamo. E questa è la, la ricevuta. Diciamo. Tac. Tu make it easy on uh, your potential calculation. Uh, on uh, what percentage of discount we sold our kilo bar at we sold at uh, 2 dollars below spot price per ounce all right quindi per uh, rendere il calcolo più semplice uh, della, della percentuale di sconto a cui abbiamo monetizzato il nostro lingotto d'argento abbiamo venduto a 2 dollari all'oncia al di sotto dello spot price, non so come si traduce in italiano, del valore a cui andava l'argento in quel momento. At this point, it is crucial to point out and keep in mind when we're doing this kind of transactions, the difference between ounces and troy ounces. Quindi a questo punto, quando si pianifica questo tipo di scambi, di transazioni, è fondamentale essere consapevoli e ricordarsi della differenza che c'è tra le once uh, tradizionali e le once uh, troi le once uh, troiane immagino si chiamino in italiano non lo so e <laughs> since i'm sure you want to know at this point we did buy that uh, kilobar in uh, September 21st 2016 for uh, 647.50 which um, And the sale of it allowed us to monetize uh, 229.50 dollars of uh, profit. Let's say, tax free, tax free. <laughs> e siccome sono certo che a questo punto della storia vorrai saperlo, comprammo quel lingotto d'argento da un chilo il 21 settembre 2016. Per 647,50 e vendendola ieri, praticamente al tempo di questa registrazione, abbiamo quindi monetizzato un profitto di 229 e 50 eh, al netto delle tasse. <ride> Anyhow, take it for what it is, make up your own conclusions. I'm here just to share my experience, my path. Read the books. Make up your own mind. Come to your own conclusion. In whatever you do, do not be merely a follower, be a student, as Jim Rohn says. In ogni caso, prendetela per quello che è. Io sono qui semplicemente per condividere. Un'altra esperienza. Eh, leggete i libri, arrivate alle vostre conclusioni, fate quello che ritenete più giusto. In qualunque cosa non siate semplicemente dei seguaci, siate degli studenti. Thank you very much for the time you've dedicated to today's vlog entry as well. And I'll see you on the next one. Grazie mille per il tempo che avete dedicato alla vlog entry odierna e ci vediamo alla prossima. As always, be better with books. Improve your thinking by reading to improve. This video has been brought to you by us at Real Estate Helpful Solutions. We buy houses helping people. To find out more about how we can be of help, text or call us at 727 366 6916 or send us an email at the email address you see in the photo.